Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Voi sapete che Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio, ha parlato in pompa magna del decreto rilancio, quello dei 55 miliardi, ma quel decreto è ancora bloccato e Conte rischia grosso perché non ha ricevuto il decreto, la bollinatura del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi la bollinatura della ragioneria dello Stato. E la fase 2 sembrerebbe al tramonto, perché senza questo decreto e senza questi soldi non si può andare avanti. A quanto pare il problema principale sarebbero quello delle coperture, che mancano ancora all'appello. Tradotto, non ci sono i soldi che sono scritti in quel decreto. Quindi un problema non di poca rilevanza, quello che ha visto fin qui un governo fare annunci, annunci, fare cinque decreti legge con 450 consulenti, 15 task force, 20 dirette Facebook e dirette alla Nazione di Conte, le lacrime della Bellanova, commossa del sogno di una vita per aver regolarizzato i clandestini, e così tutto questo, tutte queste lacrime sono come lacrime nella pioggia, come diceva in Blade Runner, no? Vi ricordate? E così questo decreto che dovrebbe fare ripartire, rimettere in moto quello che resta della nostra economia che dovrebbe servire alle aziende per ripartire, rimane lì bloccato e il colle è perplesso, come diceva Batantuono, perplesso, è stupido perplesso. Quindi il colle Mattarella è abbastanza perplesso. Così come riporta Affari Italiani, Mattarella è preoccupato. La fase 2 è iniziata, potrebbe essere la fase finale dello stesso Conte. Infatti da qualche settimana che Conte è nella morsa delle sue stesse azioni. Secondo alcune voci riportate proprio da Affari Italiani, Giuseppe Conte potrebbe essere sostituito da un uomo dem. Il profilo che si fa strada è quello di Franceschini, cattolico e molto filo europeista. Conte anche ieri sera nella sua conferenza stampa per annunciare il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulle riaperture ha cercato di parlare e parare i colpi respingendo le indiscrezioni su manovre di palazzo per sostituirlo e attaccandosi ancora di più alla poltrona. Sapete che il Giuseppi ha aumentato e ha prolungato lo stato di emergenza fino al 31 di dicembre, fino a fine dicembre, in modo che con lo stato di emergenza lui cerca di blindarsi, di fare in modo di non essere sostituito. E poi queste voci non fanno altro che alimentare le paure del Giuseppi, perché chi gli è vicino dice che vede complotti dappertutto. Chi c'è? Chi c'è là nell'angolo? Chi mi sta osservando? Vede ombre, fantasmi calunniosi dappertutto. E così c'è chi dice, non come dice Vasco, c'è chi dice no, ma c'è chi dice che quel prossimo 3 giugno, quella data strana, quando poi sarà tutto aperto, porte aperte alla Renault, in quella data potrebbe esserci anche il tramonto definitivo del Conte, del Bisconte. Finora Conte è rimasto in sella anche grazie all'emergenza sanitaria, perché attenzione, l'emergenza sanitaria ha portato negatività per una parte della popolazione, delle aziende, ha portato dei benefici per una certa parte. Ci sono aziende che si sono beneficiate di questa emergenza sanitaria, ma beneficiate non in maniera impropria. Di riflesso ci sono aziende a cui è andata molto bene, aziende a cui sono state distrutte, sono state chiuse, ci sono persone che ne hanno
tratto vantaggio anche indiretto, come in questo caso Conte rimane in sella a questo governo, forse proprio grazie a questa emergenza, perché prima dell'inizio di questo problema sanitario era ai ferri corti, Renzi aveva gli ultimatum, stava per andare a trovare Conte per dirgli le sue quattro cose, le sue quattro offerte che Conte non avrebbe potuto rifiutare, quindi era già a fine corsa Conte, l'emergenza gli ha allungato la vita politica non di poco. Ma chiusa la parentesi di massima allerta di questa malattia, si potrebbe aprire sul governo una sorta di resa dei conti e gli esiti di questa lotta sono del tutto imprevedibili. Intanto imprenditori, partite IVA e tutto il motore economico del paese attende un decreto rilancio che a quanto pare è ancora in alto mare, o perlomeno lo stanno rilanciando. Il decreto rilancio viene rilanciato sempre in avanti con le date. Cosa ne pensate di Franceschini, eventuale presidente del Consiglio? Beh, Franceschini è anche una persona con il suo carisma, però è pur sempre un uomo di sinistra e quindi, per quanto sia il meno peggio nel centro-sinistra, sicuramente a mio avviso non andrebbe bene. A mio avviso ci vorrebbe un tecnico, ci vorrebbe Draghi, ci vorrebbe Giulio Tremonti, ci vuole un economista in un momento come questo. Certo, non Mario Monti, ma un economista, un esperto di economia che sappia di quello che parla, di quello che dice, che se parla di bot, di bond, di Europa, almeno conosce i temi che sta affrontando, non magari per sentito dire, come potrebbe essere un politico. Franceschini, per quanto possa essere capace politicamente, probabilmente, no, sicuramente non ha le capacità che possono avere un economista. Dall'altra parte della barricata, un economista però poi non è un politico, quindi non ha gli atteggiamenti e non ha i modi politici. Voi avete visto Conte, prendersela con i giornalisti. Chi non nasce politico poi fa degli errori, perché ad esempio Conte è stato catapultato in politica, mentre persone come Franceschini sono anni e anni che bazzicano in politica, quindi hanno un atteggiamento di un certo tipo, ecco, il classico atteggiamento politico, mentre l'avvocato Conte che arriva in politica è permaloso, non gli si può dire niente, si offende, eccetera, eccetera, mentre i politici, voi sapete che gliene potete dire di tutti i colori, gli entra da un orecchio, gli esce dall'altro, il giorno dopo si sono anche già dimenticati degli insulti ricevuti dall'altro politico e sono di nuovo amici come prima. Quella è una delle caratteristiche dei politici, che sono come dei muri di gomma. Invece quelli che non lo sono si trovano poi in difficoltà serie, come Giuseppe Conte, che nonostante faccia di tutto per rimanere in sella alla poltrona e al governo, lui che è un equilibrista, già nel Conte 1 doveva dimenarsi tra i due veri presidenti del Consiglio, perché nel Conte 1 i due vice Di Maio e Salvini erano veramente i due presidenti del Consiglio e formalmente c'era Conte come quello che ci metteva la faccia, ma era solo una marionetta manovrata da Conte e Di Maio. Poi si è scatenato Conte quando stava per cadere il governo, ne ha dette di tutti i colori a Salvini, vi ricordate, per 20 minuti in Senato, quando Salvini faceva tutte le facce che ci sono su Google, e lì Conte ha voluto fare il Conte alla riscossa, no? Vedi, c'era Fantozzi, Fantozzi alla riscossa, quello era Conte alla riscossa, dopo mesi di aver subito le angherie dei due presidenti del Consiglio veri, prendeva la sua vendetta, no? Conte alla riscossa, no? Il Fantozzi 2, Fantozzi alla riscossa. Ecco, stiamo paragonando Conte a Fantozzi, ma in maniera simpatica, dopo che Giorgia Meloni aveva detto: Conte sta facendo questo, com'è umano lei, no? Ecco, così ricordiamo anche lo scomparso e mitico, mitologico Paolo Villaggio. Dovunque sia, un saluto Paolo Villaggio,
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.